È un nome pessimo quanto quello di La Russa, nel senso che è un nome divisivo, che è stato vicino a partiti come Alba Dorata, che è un partito neonazista messo fuori legge, che è sicuramente uno dei più filoputiniani di tutti. Insomma, mi pare che questa maggioranza inizi molto male, sia perché è spaccata al suo interno, ma sia perché sta scegliendo profili che sono molto divisivi. Insomma, poi è chiaro che vedremo come si comporteranno da presidenti e magari si comporteranno bene, però detto questo i profili sono profili assolutamente inaccettabili. Oggi proporremo il nome di Richetti in modo che sia molto chiaro come votiamo, dopodiché credo che la maggioranza ci sarà e dunque eleggeranno Fontana e io penso, ripeto, sia un grave errore.